Salve ragazzi, eccomi qua tornato con un altro spacchettamento un po' raffreddato, ma molto contento perché oggi andiamo a spacchettare questi tre pacchetti di Pokémon Scarlatto e Violetto. E voi vi direte, come fai ad averli prima della data di uscita? Perché questo video uscirà prima che esca, ovviamente, che escano i pacchetti. Perché nei vari negozi di carte dove vado ci sono stati i pre-release, quindi prima dell'uscita. Il kit che ho qua, questo qua, con un mazzetto da 20, da 40 carte mi pare, pronto per giocare. Infatti questo qua è sfida strategica, è fatto apposta, con quattro pacchetti dentro, appunto il mazzetto con una promo di 4 della nuova espansione, con appunto un Pokémon che ha il nome a fine della carta. Vi lascio qua qualche immagine. Con appunto un mazzetto a lui dedicato. E alla fine di questi pre-release di questo mini torneino davano anche tre pacchetti di partecipazione. E questi qua sono appunto i miei tre. Io oggi li andrò ad aprire e speriamo di trovare qualcosa, perché mi è andata bene nel pre-release. Ho fatto due pre-release. Nel primo è andato bene perché ho trovato un Coraidon X e un Gardevoir X. Male. E nei tre pacchetti un Parcirisu Alternative Art e ricerca accademica della professoressa Olim, se non sbaglio, la tipa preistorica sostanzialmente. Avrete appena visto qualche immagine, comunque qualche olo e qualche cosa varia e boh. Comunque direi che possiamo andarli ad aprire. Eccoci qua. Allora, io direi di partire con quello che mi ha portato sempre a fortuna. Diciamo che è sempre stato Miraidon, però mi piace di più Coraidon, ma dettagli. Inizierei proprio a casaccio, proprio andrei a mischiare e andare a caso. Io ovviamente sto vedendo dallo specchietto sopra, ma non sto guardando gli artwork, eccetera. Allora, iniziamo così. Facciamo one, two, e three. Ok, partiamo con Coraidon, Gyarados e Miraidon. Mi sembra giusto. Primo pacchettino. Speriamo di trovare bene, per fortuna ce li ho tutti e quattro gli artwork dei pacchetti, quindi posso anche distruggerli, non è il mio interesse primario tenerlo. Il codicino. E il trick qua adesso è cambiato, è come in Giappone che è una carta sola avanti perché la rara è in fondo. Cioè la rara è in fondo e ci sono all'incirca quasi più o meno tre rare, perché sono diciamo due reverse e una holo o quello che è. Quindi è particolare come cosa. Le energie sono cambiate, sono un po' più carine. Abbiamo tipo il Giappone, quindi abbiamo il bordo argentato, grigino, posto che giallo, però carino. Comunque, energia fuoco, Poumi, ok, cioè ne ho tantissimi. Tarantula, Riolu, bellissimo. Ho visto un'alternative sua, bellissima. Magneton, Vugtrio. Ok, arbitro, questa è molto buona. Meno male che l'hanno ristampata, buona. Flozzle. La prima reverse, che abbiamo un Medicham a reverse. Hanno anche cambiato il reverse, è bellissimo, forse uno dei più belli. La seconda reverse è uno Squovet con l'abilità particolare. E l'ultima è una Holo ed è Armarouge, bellissimo tra l'altro. Molto bello. Bellissimo, questo è uno di questa gen è uno dei miei Pokémon preferiti. Armarouge è veramente bello, insieme a Scararouge, se non sbaglio si chiami, non mi sfugge adesso il nome. Purtroppo nel secondo pre-release mi è andata malissimo, perché non ho trovato niente in quattro pacchetti, non ho trovato niente. Spero che questi non siano insieme a quel pre-release, quindi che ho sfiga anche in questi che non trovo niente in tre. Sarebbe triste e brutto. Speriamo di no, ovviamente. Speriamo di trovare qualcosa. Energia acqua, Toadskull, Sandile, Ondum, Fidou, Cacturne, Mesapoli. Ok. Questa qua è buona, però un po' così. Cioè, io la trovo un po' così. Drifblim, Setoddle. Setoddle. Setodol, Setodol,
comunque, reverse, Gogot, reverse e infine Dondozolo. Ok, Dondozolo ha un buon attacco, non è male, cioè, per carità. Sono già due olo. È triste, triste, triste. Miraidon. Mi ha sempre portato fortuna nei, diciamo, nei suoi pacchetti. Anche se nel pre-release ce li avevo, non ho trovato lo stesso niente. Ma mi sa che questa qua è la classica. Sono i classici 7 pacchetti di un box dove non trovi un cacchio. Energia Psico, Graveyard, Maskiff, Pawniard, Wiglet, Ultra Ball, ok, buona, Espatra, Pepe molto buono, Shroomish Reverse, Mousehold Reverse e infine Arbodiva Holo. Triste, 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 triste. Tre Holo in tre pacchetti che se non sbaglio, cioè, era la Holo se non sbaglio è assicurata. Però tre Holo è triste, infatti. Questi sono i classici pacchetti, cioè la classica cosa che se tu compri un box hai per forza quei pacchetti dove non trovi una ceppola di niente. Ed era il mio caso. Ne ho aperti 7, io che sto registrando per me è lunedì, però nei 7 che ho aperto sabato avevo trovato sia roba nei 3 che roba nei 4 pacchetti. Qui non ho trovato né roba nei 4 né roba nei 3. Mi sembra giusto, mi sembra ottimo, mi sembra proprio godurioso. Comunque, niente, mi andrà meglio online quando ci sarà l'aggiornamento, mi andrà meglio online. Niente ragazzi, vi dico che per questo video è tutto. Abbiamo aperto questi bellissimi tre pacchetti in anteprima, si può dire, sì, in anteprima. Sì, in anteprima si può dire, per chi non ha fatto pre-release, ovvio. Per chi li ha fatti invece li ha aperti anche lui, no? Vabbè, avete capito cosa voglio dire. E quindi ci possiamo vedere in un prossimo video. Mi raccomando, pollicione, solite cose. E alla prossima. Pica pica a tutti.